prima festa del pane, della civiltà contadina, della tradizione cerealicola, un evento che si svolgerà dal 2 al 4 di agosto a Borgata Costiera a Mazara del Vallo, evento che ha avuto come suo autore principale il consigliere Francesco Foggia. E da cosa nasce l'idea di questo evento così importante per Borgata Costiera, ma soprattutto per un alimento come il pane? È semplice, naturalmente è un evento di fondamentale importanza, mi sono fatto coadiuvare di persone importanti, infatti la manifestazione sta prendendo piega, mi sono rivolto alla consulenza storica Danilo Di Maria, all'architetto Liana Ingenito che curerà gli allestimenti per quanto degli stand e vicoli, naturalmente abbiamo la bravissima presentatrice Miriam, ma soprattutto abbiamo tanta gente che ci sta collaborando proprio con il pane che sono i borgheggiani ma anche i panificatori di Mazara. Tutto ciò nell'interesse comunque di promuovere un territorio che si chiama Borgata Costiera. È giusto che una politica del fare si avvicina comunque alle periferie della città di Mazara del Vallo. Io è già da anni comunque ho organizzato diverse manifestazioni nelle periferie e semplicemente mi sembrava opportuno regalare anche un evento che possa comunque rappresentare quella cultura contadina, della civiltà contadina, soprattutto anche del pane di San Giuseppe che rappresentava proprio Borgata Costiera. Infatti mi sono rivolto all'Assemblea regionale di Sicilia e ringrazio l'onorevole Oddo che comunque ha sostenuto anche con questa manifestazione con l'Assemblea regionale, con l'ARS. Poi ringrazio anche in primis il sindaco Nicola Cristaldi che ha sposato anche questo evento e l'ha patrocinato, ma soprattutto un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor, perché senza il loro sostegno economico non saremmo qui oggi a parlare di questa bellissima manifestazione. Naturalmente una manifestazione che richiama la cultura di Borgata Costiera, ma non solo, ci saranno degli eventi di fondamentale importanza. La prima sera ci sarà il grande comico Cangelosi a seguire, poi ci saranno gli Schenè che presenteranno una commedia teatrale dell'assurdo, poi nelle altre sere ci sarà l'esilerante Sosa Salvaggio che è un comico diciamo di classe A, poi ci saranno anche i Cola Band, ci sarà anche Antonio Banderas che arriva direttamente da Canale 5 che è un ballerino cubano, e la terza sera ci saranno poi premiate l'estemporanea di pittura che sarà fatta proprio domenica mattina fino alle 5 del pomeriggio. E in più ci sarà pure la serata dedicata ai Dioscuri, dove tra l'altro saranno ospite durante i Dioscuri, dentro la serata dei Dioscuri, sia il Max Petrolini della Canale 5 della trasmissione The Wizard Inn e la bellissima Costanza Fasulo. Detto questo, ci saranno pure nei vicoli delle degustazioni proprio organizzate sia dalla Proloco che dall'UNAC, ma anche delle attività commerciali mazzarese. Quindi dico, ci sarà un impegno sicuramente di fondamentale importanza perché è un evento abbastanza grosso, abbastanza complesso. Certo, ogni tassello di questo mosaico ha completato questo bellissimo quadro. Adesso abbiamo il lieto fine che sarà proprio il 2, 3 e 4. Inviteremo la cittadinanza di Mazara del Vallo a partecipare a questa bellissima manifestazione. Dico semplicemente che noi ci abbiamo messo la passione, il cuore, ci abbiamo messo l'anima. Adesso naturalmente cercheremo di dare e deliziare tutta la platea, non solo di Borgata Costiera ma anche di cittadini mazzaresi. Assessore Adele Spagnolo, un evento organizzato che fa rivivere Borgata Costiera, ma è importante anche per valorizzare quello che è un bene della nostra città, ovvero il pane. Certo, senz'altro la calda estate di quest'anno invita spesso i mazzaresi a uscire fuori di casa e a visitare i bellissimi luoghi della nostra città di Mazara del Vallo, luoghi che sono abbastanza diciamo belli, e mi fa ancora un enorme piacere che ancora una volta il consigliere Francesco Foggia abbia organizzato questa bellissima manifestazione in Borgata Costiera, appunto per rivalutare ancora di più un'altra parte della nostra città di Mazara del Vallo, e ne sono veramente fiera. E poi una manifestazione del genere, quale la manifestazione del pane, che è un alimento diciamo principe della nostra tradizione, che accomuna popoli e varie tradizioni, e questo diciamo che riesce ancora di più a coinvolgere ancora più persone. Invito proprio i mazzaresi a non solo visitare la nostra città ma anche questo territorio, parte della nostra Mazara del Vallo, quindi anche come punti d'incontro, anche gli stessi ragazzi a visitare questi luoghi. Questo è stata ben accolta dalla nostra amministrazione comunale. Oltre al motivo di cultura e di tradizioni, quali altre motivazioni un turista dovrebbe avere per cercare di assaggiare e di gustare il pane dei panificatori mazzaresi?
Certo, questo è comunque, come dicevo, appunto questa manifestazione non fa altro che rivalutare quelli che sono gli alimenti tipici della nostra cultura, un alimento alla quale appunto dicevo poco fa che coinvolge le varie tradizioni e di sicuramente questo è un modo anche per degustare quello che è l'alimento, diciamo, principe dell'alimentazione, della dieta mediterranea. Qual è il valore culturale artistico di questa manifestazione importante come la festa del pane di Borgata Costiera? Innanzitutto rivolgiamo sentite congratulazioni al consigliere comunale Francesco Foggia per avere voluto e ideato questa prima della festa del pane nella Borgata Costiera e sostenuto peraltro dal sindaco Nicola Cristaldi. C'è una grande maniera per evocare sicuramente il significato della festa del pane, la prima festa del pane. Già soltanto per rimembranze che ineriscono ai contenuti di questa grande realtà tradizionale, evochiamo profumi, odori, sapori, una serie di situazioni legate alle tradizioni di questo sito che avranno modo di essere insomma menzionate e quindi valorizzate all'interno della Tre Giorni. Un festival di grandi emozioni, peraltro corredate dalla celebrazione di spettacoli, che allieteranno lo spettatore in momenti davvero esilaranti. Il nostro compito sarà quello proprio di porre in attenzione l'amore per la storia e conseguenzialmente la memoria del passato, quindi non soltanto rievocare in un certo qual senso tutti i tasselli che hanno composto la storia di quel posto, ma anche il ricordo degli stessi, perché questi possano essere trasferiti chiaramente alle nuove generazioni. Un popolo senza la sua storia non vive alcun presente e non progetta nessun futuro. Pertanto questo sarà il nostro compito, ricordare per non dimenticare quello che risulta essere un borgo di relativa moderna memoria. Cosa vuole dire ai turisti e agli stessi mazzaresi che parteciperanno a questo evento? Ma sarà un evento evocativo, evocativo del passato, della memoria e sicuramente di tradizioni che avranno modo di gustare nel vero senso della parola e pertanto è un evento da non perdere, se non altro per il significato, grande significato che fa da corollario a tutto l'evento, per quanto concerne per l'appunto il valore di un sito che, come si è già detto, risulta essere relativamente moderno. 400 anni di vita già attestano un'importanza solenne per quanto riguarda il borgo costiera e conseguenzialmente quello che ne deriva dal punto di vista della produttività di quel sito, dal punto di vista insomma della risoluzione economica importante che ha avuto nel corso della storia. Pertanto l'invito è assolutamente perentorio nei toni, se non altro per visitare un posto che probabilmente non è una meta ricorrente, ma noi vogliamo risvegliare in un certo qual senso una realtà che risulta essere adombrata e che invece ha una intensa luce che avrete modo appunto di scorgere. E con quale spirito Mazara si appresta a far rivivere attraverso un luogo antico e di cultura come appunto Borgata Costiera il pane, un alimento fondamentale come il pane di Mazara del Vallo ai turisti ma anche a coloro che vivono a Mazara? Diciamo che lo spirito è davvero molto grande, anche l'entusiasmo, anche perché io mi occuperò, diciamo, della parte serale di questo grandissimo evento che è appunto, come dicevi, la festa del pane e della civiltà contadina. Noi faremo in modo durante la sera, quindi con gli spettacoli, tornerà il teatro a Borgata Costiera, fare in modo che si concluda tutte e tre le serate, oltre ai percorsi itineranti, il mercato, gli artigiani, tutto ciò che appunto ha a che fare con la nostra cultura tradizionale locale che si inserisce anche in un quadro più ampio, quello appunto della multiculturalità ben rappresentato dal nostro architetto Liliana Ingenito, faremo in modo insomma di dare anche quella parte di intrattenimento serale che la gente ha bisogno e tutto questo tra l'altro si inserisce in un quadro un po' più ampio. Abbiamo intenzione infatti di potenziare il flusso turistico non soltanto quello più grande, quello esterno, ma bensì anche quello interno e quindi fare in modo che tutta la popolazione locale della provincia confluisca a Borgata Costiera.
Come si svolgeranno questi tre serate evento e quali saranno gli ospiti principali? Beh, allora, gli ospiti ci saranno tanti, anche perché sono tre serate. Possiamo dire che abbiamo degli ospiti locali, i nostri, come li chiamo io, Rolling Stones mazzaresi, ovvero i Dioscuri, che da ben 45 anni sono in attività in territorio, ma avremo anche parti dedicate al cabaret. Un nome di punta è appunto Sassà Salvaggio, che noi tutti conosciamo grazie appunto alle sue apparizioni a Mediaset. Ma come dicevo prima, torna anche il teatro, avremo la compagnia teatrale Schenè, questo la prima serata, e ancora tantissimi altri artisti che, di cui non voglio dirvi niente, vi aspetto appunto per le tre serate a Borgata Costiera. Siamo con Massimo Graffeo e Massimo Licari, creatori dell'evento della serata teatrale e dell'opera teatrale La Cantatrice Calva, che andrà in scena a Borgata Costiera in occasione della Festa del Pane. Allora, Massimo Graffeo, da cosa nasce l'idea di questa commedia portata in occasione di un evento mazzarese così importante? Ma intanto perché il teatro, come essendo la Festa del Pane, è il nutrimento intellettuale di cultura. La scelta della Cantatrice Calva perché è un testo brillante, comico, divertente, che permette anche una riflessione sullo stato anche sociale, sui luoghi comuni, sulle banalità che alcune volte vengono proposte nella vita quotidiana, in un'ambientazione che ha un crescendo e finisce in un'esasperazione quasi a rasentare la follia visiva, e questo creerà al pubblico un essere spiazzato ma anche coinvolto attraverso le risate che sicuramente questo testo porterà al pubblico presente. In che modo qual è il messaggio che volete passare ai turisti e a coloro che vogliono venire a Borgata Costiera per assaggiare un bene fondamentale come appunto il pane? Ma perché credo che il pane sia il fondamento della cultura nostra delle origini. Il pane è il primo alimento importante. Se, come dire, con il pane ci si sazia e può bastare anche il pane, e quindi credo che sia il fondamento della nostra vita e della nostra cultura a livello proprio di cibo, di alimentazione. Senza pane, insomma, mancherebbe forse qualcosa di importante. Poi il nostro pane è buonissimo, il gusto del nostro pane siciliano è unico, insomma, quindi vale la pena metterlo in risalto. Con quale spirito portate questa vostra associazione ad organizzare una serata evento così importante in un momento di condivisione di un alimento fondamentale per Mazara come il pane? Con lo spirito del divertimento e di portare avanti il teatro, che è una fonte di cultura essenziale. Ispettore, in che modo è andata avanti la macchina organizzativa per garantire una migliore sicurezza a coloro che verranno accolti in occasione della Festa del Pane? Dunque, noi siamo stati molto contenti di ricevere questa festa a Borgata Costiera. Oltre che per dovere istituzionale, naturalmente, siamo contenti perché abbiamo visto nell'organizzazione la serietà, abbiamo visto nell'organizzazione, grazie al consigliere Foggia e all'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa iniziativa di carattere culturale, e siamo naturalmente dietro all'organizzazione per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi e nella massima sicurezza. Abbiamo cercato naturalmente di organizzare la borgata, che è dimensionata ovviamente per poche centinaia di persone che sono gli abitanti. Abbiamo cercato di organizzarla in modo da ricevere tanta gente che presumiamo venga agli spettacoli, perché abbiamo visto che gli spettacoli sono di un certo livello. Ovviamente i miracoli non si possono fare, però noi ci stiamo attrezzando.